Ciao a tutti, allora video di storia sui popoli barbari. Non ho molto tempo perché partiamo con la DAD e quindi devo preparare tanti video, quindi accontentatevi di questo. Ho preso delle immagini e le uso per spiegarvi la lezione. Ok? Allora, popoli barbari chi erano prima di tutto? I romani definivano popoli barbari tutti quelli che non erano romani, cioè tutti quelli che abitavano al di fuori del confine dell'impero romano. Per loro erano barbari, poi che fossero come qua, i nomi che vedete qua, i Burgundi, Franchi, Sassoni che erano nella zona nord-orientale dell'Europa, che fossero magari i Beduini che si trovavano nella zona del Nord Africa, oppure i Parti, i Sasanidi che invece si trovavano nella zona più a oriente dell'Asia Minore, per loro barbari erano. Il termine barbari viene fuori da barbar, che era il modo, secondo i romani, con cui parlavano i barbari, come noi oggi diciamo bla bla bla, quando ci sono ad esempio i fumetti, c'è qualcuno che parla, appunto ci scriviamo dentro bla bla, loro dicevano barbar per qualcosa che non capivano, quindi barbari erano coloro, non che avevano la barba come qualcuno potrebbe pensare, ma che parlavano una lingua che non era il latino e che quindi loro non capivano. Questi popoli in realtà appunto erano diversi, erano numerosi, avevano delle caratteristiche differenti. Adesso andiamo a vedere, nel corso del terzo secolo loro premono sui confini dell'impero romano, perché l'impero romano è in crisi, andate a vedere l'altro video che ho fatto sulla crisi del terzo secolo, e quindi questi premono per entrare, perché l'impero romano è ricco, ok, è una bella preda, e succederà, effettivamente a un certo punto entreranno e succederà il finimondo. Entreranno logicamente dalla zona di terra, perché per il resto l'impero romano era circondato dall'acqua. Qui avevamo, dove ci sono il Reno e il Danubio, i due fiumi, avevamo il limes, cioè il confine fortificato, dove c'erano delle palizzate, dei terrapieni, dei fossati, proprio per evitare che arrivassero appunto questi popoli barbari poi a depredare il territorio. Perché? Allora, questi popoli barbari erano nomadi fondamentalmente o seminomadi, cioè non avevano non erano stanziali, non avevano un posto fisso dove stare. Perché? Perché i popoli sono sedentari quando hanno come attività principale l'agricoltura, cosa che per loro invece non era un'attività importante. Quindi erano dei popoli che si spostavano, potevano essere magari seminomadi, praticavano un po' di agricoltura in un territorio, ma dopo, una volta fatto il raccolto, se ne andavano da un'altra parte, quindi avevano naturalmente delle case, delle abitazioni che si potessero spostare, come ad esempio questa che vedete sui carri, da un posto all'altro. Questi popoli barbari quindi quali attività praticavano? Un po' di agricoltura in alcuni casi, ve l'ho già detto, però in questo caso appunto facevano un solo raccolto e poi si spostavano in un altro territorio per coltivare. Ma le attività più importanti erano prima di tutto la pastorizia nomade, quindi l'allevamento soprattutto dei cavalli, che a loro serviva per fare la guerra, ma anche di mucche, di bovini, eccetera, per nutrirsi, la caccia sicuramente, ma l'attività più importante era la razzia, cioè fare la guerra per depredare i popoli nemici, i popoli più ricchi dai quali potevano ricavare un bel bottino. Quindi la guerra, ecco qua, era l'attività più importante, tanto è vero che, lo vediamo poi, le persone più importanti nei popoli, in questi popoli, erano i guerrieri, cioè quelli che erano bravi a fare la guerra. Ora, come erano organizzati questi popoli barbari? La società che caratteristiche aveva? Erano divisi prima di tutto in tribù, c'erano tante tribù, ogni tribù era formata da vari clan e vari clan erano formati da varie famiglie. C'era un capo tribù, ok, ma c'erano anche i capi clan che si riunivano col capo tribù ogni tot di tempo, facevano delle assemblee, delle riunioni per prendere le decisioni importanti. Le decisioni importanti riguardavano soprattutto quando ci spostiamo, dove andiamo e contro chi facciamo la guerra. Queste erano le cose più importanti. Poi, come era costituita
La società c'erano fondamentalmente uomini liberi, semiliberi e schiavi. Allora, partiamo dall'alto. Gli uomini liberi erano, potevano essere i nobili veri e propri, che erano di fatto i parenti del capo tribù, del capo clan, erano definiti adalingi, ma liberi erano anche gli arimanni, che non erano magari nobili, non erano imparentati col capo tribù, ma erano i guerrieri. Quindi, in quanto guerrieri, loro erano elementi importanti della società. Invece, praticamente, tutti quelli che facevano gli altri lavori, in particolare i contadini che magari erano legati alla terra, ma anche altre attività, se non erano guerrieri, erano definiti aldi, cioè uomini semiliberi. Semiliberi perché non potevano andare dove volevano, dovevano rimanere appunto legati alla loro terra o comunque al loro lavoro. Infine c'erano gli schiavi, che erano i peggiori, quelli messi peggio di tutti, erano i prigionieri di guerra, quelli che venivano catturati durante le razzie. Di solito erano uomini e donne abbastanza giovani, perché i vecchi, i malati, eccetera, li ammazzavano perché non servivano a niente, mentre i giovani cercavano di tenerli proprio per farli diventare degli schiavi. Per quanto riguarda la religione, questi popoli erano politeisti, cioè credevano in tante divinità, ok? Però anche divinità della natura, anche il dio fuoco, ad esempio il dio tempesta. Una delle divinità più importanti era questo, il dio Odino, ok? Che era, guarda un po' tu, era era il dio della guerra, quindi una divinità abbastanza dura, diciamo così. Non era un dio di pace, no? Come può essere il dio di altre religioni che oggi conosciamo, quindi il dio della guerra, perché questi erano popoli per cui l'attività più importante, abbiamo detto, era la guerra. Gli uomini più importanti erano quelli che sapevano fare bene la guerra, appunto i guerrieri. Questo Odino, tra l'altro, aveva delle messaggere, le cosiddette valchirie, che erano appunto delle messaggere alate che avevano il compito soprattutto di accompagnare gli uomini valorosi morti in guerra nell'aldilà in cui loro credevano, ok? Quindi secondo loro, quando un guerriero moriva in guerra era una cosa positiva, perché di sicuro aveva guadagnato, diciamo così, il loro paradiso. Queste sono le informazioni più importanti. Poi, naturalmente, ragazzi, ripeto, dato che i romani dicevano barbari per tutti, però poi erano popoli completamente differenti, capite? Poi quelli che vivevano, ad esempio, qua, da quelli che vivevano nel Nord Africa, Però le caratteristiche fondamentali erano queste, un po' per tutti. Poi vedremo magari in particolare alcuni, in particolare i Longobardi, che sono quelli che sono a un certo punto arrivati da noi e quindi hanno anche influenzato quella che è la nostra storia e la nostra cultura. Ma lo vedremo in un altro video. Per adesso vi saluto, ciao a tutti, alla prossima lezione.